Ma diciamo che i sintomi a cui fare attenzione sono fondamentalmente una difficoltà, per esempio, nella minzione, nel fare la pipì. Spesso il paziente riferisce di fare fatica a emettere l'urina. Il più delle volte si tratta ovviamente di una banale ipertrofia prostatica benigna, però può anche essere uno dei sintomi, per esempio, di un tumore prostatico che sta crescendo. Questo chiaramente poi avvia tramite la visita urologica a tutta una serie di accertamenti che consentono di escludere o confermare la diagnosi di tumore alla prostata. Poi ci sono altri sintomi, magari un po' più diciamo generici, che possono per esempio riguardare una malattia più avanzata, quindi dei dolori alle ossa, per esempio, oppure un malessere generale, ma parliamo di una malattia che ormai è già uscita dalla prostata, quindi di una malattia generalizzata che poi richiede un approccio terapeutico di tipo non chirurgico, ma più medico, ecco, o radioterapico.